Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questo è l'ultimo incontro della nostra settimana di sabato 24 luglio. Siamo nella sedicesima settimana del tempo ordinario e ascolteremo un testo di Matteo dal capitolo 13, versetti 24-30. Invochiamo lo Spirito Santo. Spirito che aleggi sulle acque. Calma in noi le dissonanze, i flutti inquieti, il rumore delle parole e fa sorgere nel silenzio la parola che ci ricrea. Spirito di Dio, linfa d'amore dell'albero immenso su cui ci innesti, che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono nel grande corpo in cui matura la parola di comunione. Amen. Questo è un bellissimo testo di invocazione del Cardinal Martini. E ora proclamiamo la parola. Gesù espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Questa parabola esclusiva di Matteo fa seguito alla nota parabola del seminatore e pone il problema tremendo del male nella storia personale di ciascuno di noi, nella storia umana, nella storia della Chiesa. Tutti i campi di lotta tra il bene e il male. Noi vorremmo che esistesse solo il bene, vorremmo essere puri, vorremmo che la Chiesa fosse pura, vorremmo che la società lo fosse. In realtà, ciascuno di noi è sempre insieme giusto e peccatore. Noi allora vorremmo sradicare il male in favore del bene, ma ascoltiamo la parabola e vediamo se sarebbe giusto il nostro atteggiamento. Un uomo ha seminato del seme bello nel suo campo. Cioè, originariamente il seme è bello, quindi in principio non c'è il male. L'uomo è bello, il seme che riceve della parola di Dio è bello. Il bene sta all'origine. Il male non è mai originario, è parassitario e dunque vive del bene. Il male dunque viene dopo, non è all'origine e viene in modo subdolo, nascosto, nel sonno, mentre l'uomo non veglia. Ecco l'importanza della vigilanza per il credente. Il male è entrato misteriosamente nella storia dell'uomo, un nemico l'ha portato. Un nemico che furtivamente si è introdotto, poi è sparito e il male però è rimasto. Quindi il seme buono, bello, è la parola di Dio che è parola di verità, di speranza, di fiducia, di amore. Questo è il seme buono, bello del regno. Il seme cattivo invece è la menzogna, il veleno della bocca del serpente che provoca diffidenza, toglie speranza, produce egoismo. Il bene e il male sono molto simili. La menzogna infatti deve essere verosimile per essere creduta.
dunque assomiglia al bene. Del male, infatti, ci si accorge sempre dopo e dai suoi effetti. All'inizio il male sembra sempre bello, buono e desiderabile. Altrimenti chi lo compirebbe se fosse cattivo, brutto e indesiderabile? Adamo ed Eva, dopo la promessa di bello, buono e desiderabile, si accorgono invece di essere nudi, vergognosi, fuggitivi e pieni di paura. Così è il male. Apparvero le zizzanie. In greco non è zizzania, è le zizzanie. Cioè è sempre al plurale questo termine, mentre grano è al singolare. Questo perché il bene è unico e vario, con infiniti gusti, come il frutto dello spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza. Il male invece è molteplice, è diviso al suo interno, ma è sempre uguale a sé, perché non ammette l'alterità, non ammette la diversità fondante che è Dio. Davanti al male, la prima domanda che ci poniamo è questa: Dio, che cosa hai fatto? Perché non elimini il male dalla storia? E così naturalmente incolpiamo Dio. Adamo ha incolpato la donna e questa ha incolpato il serpente. Il male è sempre colpa dell'altro, solo che l'altro siamo noi, che non accettiamo di esserlo. La prima reazione dei discepoli è: strappiamo il male, eliminiamo il nemico. Gesù non spiega il male, afferma semplicemente la presenza di un avversario. Ma le zizzanie sono infestanti e hanno radici così intricate come la gramigna che se cerchi di toglierle strappi anche il grano buono. Per dire che se noi cerchiamo di eliminare il male dal mondo, eliminiamo anche il bene. Perché viene usata violenza e la violenza è male, viene eliminata la libertà, viene meno la somiglianza con Dio. Il padrone rifiuta, adducendo come motivo che il desiderio di purezza rischia di produrre confusione. Si finisce per sradicare tutto. La coabitazione del grano e della zizzania è dunque inevitabile. Ma non è sinonimo di indifferenza, al contrario, essa garantisce la differenza tra il bene e il male. Il male però va vinto con il bene. Il grano è simbolo della vita, la vita che è Dio, che è gratuita misericordia. Se si è implacabili con chi commette il male, si è senza misericordia. Si elimina il grano, si elimina Dio. Si elimina il divino che è presente in ogni uomo. Il male che è presente nell'uomo, nella società, è luogo del perdono di Dio. Quindi il male non ostacola il bene. Se lo si prende con amore e misericordia, si può vincere il male e si raddoppia il bene. L'imperativo dunque è questo: lasciate che crescano insieme. Perché paradossalmente, lasciando crescere il male, cresce anche il bene e cresce in noi la misericordia. Quindi bene e male, grano e zizzanie, vanno lasciati crescere insieme fino alla mietitura che è il giudizio di Dio. Seguirà la raccolta dei frutti. Le zizzanie saranno bruciate, quindi sarà bruciata la nostra mancanza di amore. Tutto il bene che noi abbiamo saputo donare e tutto il male che abbiamo compiuto. Il giudizio di Dio è la croce dove è bruciato il male, nell'amore di Dio, e rimane il grano. Il tempo presente allora a noi è dato perché cresca in noi la misericordia, a somiglianza con Dio. Il giudizio finale è solo riservato a Dio, perché sarà giudizio di misericordia, dove il male e il non bene che abbiamo compiuto sarà nuovamente bruciato, cioè perdonato. Il male che è presente nell'uomo non è il luogo della sconfitta del bene, ma è il luogo del trionfo dell'amore e della misericordia di Dio. È il luogo della gloria di Dio, che è la croce, dove Dio nel suo Figlio sacrifica la vita per noi peccatori.
Ecco perché San Paolo in Romani 8:28 afferma: tutto coopera al bene, anche il male. Preghiamo. Signore Dio, su cammini diversi dello Spirito, tu ci concedi di seguire il nostro unico pastore Gesù Cristo, che ci conduce alla tua presenza. Mantienici vigilanti affinché, attraversando la notte che verrà, possiamo sempre discernere la luce vera, invisibile agli occhi, ma visibile al nostro cuore che ti cerca e ti ama. Esaudiscici, benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Te lo chiediamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie dell'ascolto e buona giornata e arrivederci.